Mario Curnis stasera è venuto, si è presentato qui alla comunità di Ardesio, ed è stata una serata straordinaria. Quindi due domande, due cose veloci, per esempio, una è quella dell'Everest, che tu hai raggiunto l'Everest a 66 anni, nella terza spedizione che hai fatto, quindi hai portato avanti un sogno lungo 30 anni. E come ti sei sentito quando hai raggiunto la vetta? È vero. Io ho sognato per 30 anni questo Everest qui, ma quando sono arrivato in cima, per me è finito tutto, perché ho detto, quando sono tornato, se durasse un po' di più, la vita era più bella. Adesso quel sogno qui se n'è andato, io ho fatto l'Everest, però adesso mi manca quel sogno lì, perché prima è stato un sogno con una speranza, con la voglia di restare giovani, di restare in forza, c'era sempre quello spirito lì. Adesso quel sogno lì se n'è andato, devo cercarne un altro. E li sto sempre cercando un altro, tanto vero che il mio sogno è dove vivo adesso, quello lì è il mio vero Everest, nei miei prati, nella mia baita, con i miei animali. Comunque... Tu hai detto che importante è stato per te quel momento di vita eremitica che ti eri ritirato con 100 capre, e poi la cosa importante per te era anche che le persone grandi sono quelli che stanno a casa ad aspettarti. Sì, questo l'ho sempre detto, perché va bene, io rischio tanto così, però io non ho mai provato, se per esempio avessi avuto un figlio che va a arrampicare, sapendo poi che sono stato anch'io a arrampicare, star lì un giorno, magari mesi a aspettare, non so come mi sarei comportato. È per quello che dico che la mia moglie e chi sta a casa, loro sono i grandi eroi, perché io farò della fatica, ma loro mentalmente si preoccupano e soffrono. È per quello che veramente io vorrei che i giovani capissero che è importantissimo di non farsi male, può capitare, però è importantissimo di tornare, anche se non si arriva in cima, è importante tornare, che tanto le montagne non scappano mai, ma sono sempre lì ad attenderci. Benissimo. E il momento di eremitaggio che tu hai passato, che hai vissuto, cosa ti ha dato quel momento di silenzio? Sì. Quel momento di silenzio lì, io sono andato con le capre, era un momento difficile della mia vita, però io ho capito che dovevo andare ancora in montagna, e la montagna mi ha aiutato, e io ho passato momenti anche brutti. Lì ho scritto un bellissimo diario che non ha mai visto nessuno, neanche mia moglie, però io capivo che giorno per giorno cominciavo a migliorare moltissimo, e tante volte quando arrivava gente mi dava anche fastidio. Io con le mie capre, loro mi hanno aiutato perché ero molto impegnato, però io quando sono tornato di quel, dopo un anno che avevo avuto anche un tumore, quando sono tornato ero l'uomo più felice del mondo. Quello è stato la mia grande conquista, questo lo posso proprio dire. Benissimo. Oggi, tra pochi giorni, hai 81 anni, e qual è un tuo sogno? Sì, il mio sogno, prima cosa, sarebbe che migliorasse un pochino mia moglie, perché non sta tanto bene, ma il mio sogno sarebbe di poter andare avanti ancora e vivere a San Vito, e poter andare a fare una montagna, che anni anche quella lì che la cerco, una montagna abbastanza alta, che è nella zona in Cina, in India, una montagna, lo Scili, posso anche dirlo. Io ho due amici che continuano a chiedermi se voglio andare con loro, perché è una montagna difficilissima, e loro fatti, mettiamo giù le corde, se mia moglie starebbe un po' meglio, io devo star via quasi un mese e mezzo, ma andrei ancora. Quella è la montagna più bella del mondo, non è la più alta, ma la montagna più bella del mondo.